Signor Maggiore, buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Al pubblico di Positano News vogliamo dirvi la vostra importante presenza in quest'area turistica e archeologica. Queste sono opere recuperate da voi? Anche in occasione della 16ª edizione della Borsa del Turismo di Pestum proponiamo una selezione di opere recuperate mentre erano in procinto di essere esportate clandestinamente in territorio straniero. Si tratta di un'ipotetica ricostruzione di quello che doveva essere appunto un corredo funerario di un principe lucano. Abbiamo rinvenuto. È un traffico che non si ferma mai, è come un fiume, è vero? Esatto, questa, ma si assiste gradualmente, questo è curioso. La mostra romana è sempre più ricca, è sempre puntuale ogni anno. Il Sant'Angelo è un appuntamento annuo che ci consente di portare con l'attenzione del pubblico tutto ciò che è risultato dell'attività nel corso dell'anno precedente. Queste vostre capacità le acquisite con dei corsi particolari e speciali, e quindi avete dei saperi che sono differenti da quelli che, glielo diciamo con chiarezza al nostro pubblico, differenti da coloro i quali fanno controlli fiscali di tipo commerciale, di tipo amministrativo, mentre qua invece vediamo un altro aspetto ai più sconosciuti, è vero? Sì, si tratta di una componente specializzata, il gruppo totale patrimonio archeologico raccoglie in sé appunto un gruppo di esperti. Quanta energia avete profuso? Quanti siete in tutta 74 Italia? Persone che hanno competenza nazionale. E quindi poteri di comando estendibili anche agli altri. Certamente, cioè attraverso le cosiddette cellule operative appunto distribuite in tutto il territorio italiano. Così per curiosità e per aneddotica, l'operazione più curiosa, più particolare che le è capitata tra le mani nel recuperare una di queste opere d'arte, qual è stata? Ma una degli ultimi tempi, ad esempio per citare soltanto l'ultima, è la scoperta della stipe votiva di Pantanacci, che era un, appunto, un luogo che non si conosceva, quindi si è trattato di una vera e propria scoperta, perché appunto il sito non era stato mai mappato in precedenza dalla sovrintendenza competente su quel territorio, e si tratta di un recupero straordinario che riporta veramente all'attenzione e restituisce alla pubblica funzione appunto le opere che si consideravano ormai perdute. Il saccheggio era già iniziato? Era già iniziato, quindi alla fine con l'intervento della Guardia di Finanza ha consentito di interrompere appunto questo saccheggio che era denominato, in realtà appunto decontestualizzando tutto ciò che era. Sento il dovere di ringraziarvi anche al nome del nostro pubblico, proprio perché è un lavoro che chi altro mai potrebbe fare, come si fa a recuperare delle cose. Tra l'altro so per certo che avete anche attraverso la documentazione il potere di intervenire fuori dai confini dell'Italia, che è un aspetto importantissimo, certo, inseguire le opere fin dove sono state commercializzate e vendute. Vero. Questo si può fare attraverso la cosiddetta rogatoria internazionale, che è un espediente, diciamo così, di collaborazione con le autorità appunto locali che consente di rimpatriare opere di provenienti da saccheggi precedenti. Comandante, i vostri giovani allievi, chiamiamoli così, dove li fate studiare? Presso, cioè abbiamo un punto specifico, una università, vi appoggiate da qualche parte degli enti dello Stato? Da qualche anno si assiste a questo ulteriore appunto attenzione da parte del corpo, quindi anche i nostri ispettori escono già appunto dalla scuola di formazione triennale, già laureati, quindi a laurea di primo livello, ma si può accedere appunto al corpo anche con delle componenti, diciamo così, di preparazione e di formazione specifiche. Ad esempio l'ispettore Salomone era già un archeologo, quindi è stato arruolato alla Guardia di Finanza con l'ipotetica possibilità, ecco, di poter poi essere attratto dal gruppo e quindi svolgere la funzione di archeologo all'interno, ecco, del corpo. Meraviglioso, ricordo ancora gli alpinisti sciatori della finanza che controllano le frontiere. Bene, i nostri complimenti ai nostri auguri. Grazie molto, grazie per l'attenzione, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Sarà sintetizzato in pochi minuti.